Ciao Aglio, benvenuti in questo nuovo video. Oh, finalmente eccoci qui. Ho voluto aspettare prima di parlare di questo nuovo pianofortino perché prima l'ho dovuto provare un bel po' e quindi prima insomma di parlarne bene o male, di dire in che modo mi sono trovato bene o male, ho voluto provarlo, ho voluto studiarlo, ho voluto suonarlo in tutte le ore del giorno e della notte. Ormai ce l'ho da casa da più di un mesetto, quindi posso dire di averlo provato un bel po'. Allora, innanzitutto sono felicissimo, era da sempre, insomma, il mio sogno quello di avere un codino, dopo ve lo faccio vedere bene in tutti i suoi particolari in casa mia. Chiaramente questo è digitale. Perché ho fatto questa scelta di un pianoforte mezza coda digitale non acustico? Beh, semplicemente per una ragione, per il fatto che purtroppo sto in un condominio e se abitassi in una casa indipendente o in una villetta, sicuramente con gli stessi soldi che ho pagato questo avrei trovato un'infinità di offerta di pianoforti acustici mezza coda usati. Non però, non abitando in una casa indipendente, avendo degli orari avendo degli orari condominiali, avevo bisogno della possibilità di A, di regolare il volume, 2, di suonare in cuffia. Quindi mi sono ritrovato a fare questa scelta. E in più, per quello che faccio io, quindi fare video, eccetera, eccetera, ha la possibilità di inserire una chiavetta USB, registri, togli la chiavetta, metti sul computer, c'hai l'audio praticamente perfetto e pulitissimo, senza dover acquistare microfoni costosissimi, senza dover fare troppi sbatti. Quindi riesco a registrare video, sia per quanto riguarda le video lezioni, che comunque continuo a farlo. Qualcuno mi ha chiesto: Cristian, ma tu non le fai più le lezioni di piano? Sì, le faccio, ma non su questo canale. Su questo canale io racconto un po' la mia vita, quello che mi succede, le novità, eccetera, eccetera. Sul canale invece di piano solo, pianosolo.it, trovate tutte le lezioni, quindi io continuo a farle, ma non su questo canale. Quindi anche nelle video lezioni, oppure nelle registrazioni, se devo registrare delle cover, se devo registrare dei brani miei, questo mi permette assolutamente di farlo in modo semplice, facile e veloce. E niente, poi mi sono innamorato essenzialmente del mobile. Chiaro, quando entro in questa stanza, vedi questa sagoma di questo pianoforte mezza coda, sono riuscito a permetterlo dopo tanti sacrifici, sono molto fiero e ve lo voglio mostrare. Quali sono le cose fighe? Ora, un po' come tutti i pianoforti digitali, anche questo c'ha 400 miliardi di suoni, cioè addirittura puoi impostare anche il suono del martello pneumatico, del coro, eccetera, eccetera. Tutte cazzate che onestamente per me, che sono un pianista, utilizzo solo il suono del pianoforte, non utilizzerò mai. Non so perché continuano a mettere nei pianoforti digitali tutti questi 400 miliardi di suoni che alla fine chi prende un pianoforte con un mobile, con una sagoma che assomiglia a un pianoforte vero, essenzialmente vuole utilizzarlo come se fosse un pianoforte vero. Quindi un consiglio che posso dare a tutte le case costruttrici di pianoforte, che sia Roland in questo caso, e questo è Roland GP609, che sia Kawai, che sia Yamaha, che sia Casio, che sia qualsiasi casa, concentratevi molto sul migliorare il suono del pianoforte piuttosto che mettere dentro 400 miliardi di suoni, che poi sì, si può divertire il ragazzino a cambiare i suoni, ma dopo un po' ti rompi anche le scatole e vuoi suonare il pianoforte. Quindi a 400 miliardi di suoni non hai ritmi, quindi non puoi fare le cose per le tastiere, puoi registrare, puoi mettere due suoni in contemporanea, quindi un piano più un violino sopra, puoi splittare, quindi puoi suonare con una mano uno strumento, con l'altra mano un altro strumento, insomma, le caratteristiche che hanno un po' tutti i pianoforti digitali. Ha un bellissimo suono, non l'ho mai provato in tutta la sua potenzialità. Tieni conto che il volume è regolabile da 0 a 100 e il massimo che ho provato è mettere a 45. Ho fatto un accordo a 45 e tipo tremava il condominio. È veramente una macchina potentissima e purtroppo, ripeto, non abitando in una casa indipendente, non la sfrutto al 100%. Chissà, magari in futuro speriamo veramente di riuscire ad ampliarci, ad espandere e conquistare il mondo. Adesso vi faccio vedere anche dentro perché sicuramente vi starete chiedendo: ma cosa c'è dentro nella coda? Chiaramente, essendo un pianoforte digitale, non ci sono le corde, ma ci sono appunto gli amplificatori, le casse. Poi io sono molto ignorante di questo reparto tecnologico audio, magari sono abbastanza esperto nel video, ma per quanto riguarda l'audio sono assolutamente una capra, quindi magari dirò anche qualcosa di sbagliato. Altra cosa, magari qualcuno mi chiederà: ma Christian, sai che ci sono i pianoforti ibridi? Sai che ci sono
i pianoforti acustici con sistema Silent, lo so benissimo, infatti prima di fare un acquisto di questo tipo, che comunque ripeto mi è costato 10.000 euro, ci ho pensato un sacco di volte prima di farlo e ho valutato bene, ho girato negozi e negozi di musica, alla fine ha vinto lui. Ha vinto lui perché i Silent, per quanto possano essere pianoforti acustici veri e propri, essenzialmente io l'avrei suonato solo ed esclusivamente in Silent, non l'avrei mai potuto suonare senza Silent, perché benché ci sono gli orari condominiali, benché in questa fascia tu puoi suonare a qualsiasi ora del giorno, no, benché ci sia la fascia, che so, dalle 3 alle 7 puoi suonare, se suoni con un pianoforte in mezza coda arrivano tutti i tuoi vicini e va bene, un conto è il regolamento, un conto è avere tutti contro, quindi io preferisco stare un pochettino più in pace ed evitarmi il pianoforte a coda. So che ci sono i miei colleghi, alcuni miei amici che hanno un condominio e hanno comunque un mezza coda e studiano 8 ore al giorno. Io non riuscirei a vivere all'interno di un contesto dove tutti non mi salutano, mi chiudono le porte in faccia, sono il rompicoglione del condominio, non ce la farei. Quindi questa è stata un'ulteriore scelta. E in più dicevo, il pianoforte Silent, dovendolo utilizzare sempre solo in cuffia, voi sapete che il Silent è un... è uno strumento che si può applicare, alcuni pianoforti nascono già così dalla fabbrica, altri li puoi applicare, li puoi installare, dipende poi dalla qualità del Silent e delle cuffie che utilizzi, che chiaramente cambia la fascia di prezzo, 500, 1000 euro eccetera eccetera di Silent, ma tutti quelli che ho provato, magari non li ho provati tutti, ma tutti quelli che ho provato facevano veramente cagare, nel senso che li mettevi in cuffia e sentivi il suono come se fosse il suono di un MIDI, non so se ci avete presente. Mentre qui hai comunque un suono, non dico di un pianoforte vero, ma è un bellissimo, bellissimo suono. C'è dentro anche una meccanica, quindi i tasti chiaramente non sono pesanti come un pianoforte acustico vero e proprio, ma sono interessanti. Adesso io direi, basta parlare, magari vi faccio sentire qualcosa, che sarete curiosi di sentire come suona, e vi faccio vedere un pochettino com'è dentro. Adesso prendo la videocamera. Allora, questo è il pianino. Vi faccio vedere davanti com'è, tac, 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 88 tasti, chiaramente i tre pedali, questa è l'alimentazione, ecco lì, attaccato lì, mi è andata abbastanza di culo, nel senso che avendo la presa lì nell'angolo, se tu lo vedi da lontano, ecco, l'unica cosa che mi spiace è questo display sempre aperto, cioè sempre illuminato, avrei preferito che ci fosse stata una modalità per non farlo illuminare così tanto, comunque per sistemare la luminosità di questo display. L'ho cercato su internet e non l'ho trovato, perché comunque sembra veramente un pianoforte acustico a tutti gli effetti, ma quel display sempre acceso un po' da noia, sarebbe bello magari riuscire a non illuminarlo così tanto, chissà se poi magari Roland ci penserà per i futuri modelli. Poi questa, beh, è la coda e sono 160 cm, quindi come un mezza coda, e niente, c'ha le rotelle sotto che non si possono bloccare, non ci sono i freni. Altra piccola cosa, se io ora questo qui gli do un colpo, il pianoforte si muove tutto, quindi altra piccola cosa che magari suggerisco di implementare. Poi andiamo avanti, andiamo indietro, tac, qui c'è la coda. La coda si apre, chiaramente si può bloccare, un po' come tutti i pianoforti a coda, e ci sono qui gli amplificatori, o non so come si chiamano, le casse, sono potentissime. Come vedete non ci sono le corde e niente, funziona in questo modo qui. Qui c'è il leggio. La cosa brutta, e me ne sono reso conto studiando, vi faccio vedere, che se io prendo una matita, che ne so, io sto studiando, aspetta che prendiamo anche uno spartito, prendiamo Brahms, lo metto qui, anche io sto studiando, no? Allora prendo questa bella matitina e la metto qui, tac, questa matitina si è persa, cioè è troppo grande lo spazio tra il leggio qui sotto che io, dannazione, per tirare fuori questa matitina devo fare i salti mortali, quindi consiglio anche qui di regolare un pochettino meglio questo spazio qui. Ora vi ho mostrato chiaramente tutte le caratteristiche in modo assolutamente oggettivo, anche perché nessuno mi paga per fare questo, anche se potrebbero, così diciamo che dopo aver anche mosso un pochettino il mercato del pianoforte, dato che mi contattate in tanti dicendo che grazie a me avete ripreso a suonare, che avete comprato uno strumento, magari potrebbero anche pensare un giorno di pagarmi. Però non siamo qui per parlare di questo, vi faccio sentire un pochettino come suona.
Bene ragazzi, vi ho fatto vedere anche questo pianoforte, io spero di essere un pochettino calmato adesso con gli acquisti di pianoforti, visto che ne acquistavo uno ogni tot mesi. D'altronde uno dice, cosa te ne fai di 4.000 pianoforti in casa? A un certo punto diventa un po' una mania, no? Quando sei così appassionato, quando sei così innamorato di questa forma, di questa tastiera, boh, vorresti essere circondato ovunque. In effetti mancava solo il pianoforte in bagno. Adesso due pianoforti li ho venduti, uno, quello acustico, l'ho dato dentro chiaramente per questo, ho venduto anche un altro pianoforte digitale, adesso penso che ne venderò un altro, quindi rimarrò solo con due, con questo e il cavai bianco che è di là, che rimane ancora tosto come un mulo. Ragazzi, fatemi sapere se insomma cosa ve ne pare da quello che avete potuto vedere e niente, che pianoforti avete voi in casa? Fatemi sapere marca e modello, sono curioso.